Allora, l'idea è quella di sviluppare sempre di più prodotti che abbiano una vita allungata, quindi con un'ottica di circolarità. Pensare a un prodotto che non nasca per essere usato, diciamo, un breve tempo e poi uscire dalla vita della famiglia, ma che si possa trasformare. E questo è proprio un esempio, se volete, eclatante di questa cosa, un oggetto unico a livello mondiale che ha addirittura 4 configurazioni, è un seggiolone che nasce per diventare una sdraietta da 0 a 6 mesi e poi dopo l'utilizzo del seggiolone si trasforma in un rialzo da sedia, quindi da circa 6 a 18 mesi, 24 mesi e poi dopo ancora diventa una sedia che rimane in casa e che è omologata fino a 15 anni di utilizzo e fino a 100 kg di portata. Quindi ci piace molto pensare a questi oggetti nuovi come un qualcosa che si trasformano e che seguono la vita e la crescita del bambino e che rientrano un po' nell'idea di non buttare, ma di comprare e estrarre il miglior valore dal prodotto e di viverlo e usarlo in modo molto facile.